Quante sono le possibilità di qualificazione al secondo turno dei mondiali di calcio brasiliani della nazionale iraniana, chiamata in patria i Leoni di Persia? Il gioco del calcio è stato introdotto in Iran negli anni 20 da parte dei tecnici petroliferi britannici che operavano nelle zone meridionali del paese. Questi tecnici iniziarono a giocare a pallone con le popolazioni locali. A seguito, con la dinastia dei Pahlavi, il gioco del calcio venne visto come un elemento di modernizzazione e di inserimento della nazione iraniana nel contesto internazionale. Difatti, il periodo più fulgido del calcio iraniano può essere inserito negli anni 70, con la vittoria nel 68, nel 72 e nel 76 da parte della nazionale iraniana del titolo di campione asiatico, seguita poi nel 78 con la prima presenza della nazionale iraniana ai mondiali di Argentina. Con la partita di lunedì, è la quarta apparizione della nazionale iraniana all'interno di un contesto di calcio internazionale. Finora, se andiamo a vedere, il curriculum vitae della nazionale iraniana nei mondiali non è stato abbastanza prestigioso. Possiamo segnalare semplicemente una vittoria contro gli Stati Uniti nei mondiali del 98 e due pareggi, relativi alle altre due partecipazioni. L'obiettivo principale che tutti in Iran vorrebbero vedere è la qualificazione da parte della nazionale iraniana agli ottavi. Per cui, rispondendo alla nostra domanda iniziale, quante sono le probabilità che la nazionale iraniana si qualifichi al secondo turno dei mondiali? Ci sono vari fattori negativi. Le sanzioni di cui abbiamo parlato nelle nostre varie puntate, che colpiscono l'economia e la società iraniana, purtroppo hanno colpito anche il gioco del calcio. A causa delle sanzioni, la federazione iraniana non è riuscita a prendere i soldi di cui ha disponibilità e quindi non è stato in grado di fare le varie partite di qualificazione. Se questi finora segnalati sono le debolezze della nazionale iraniana, possiamo vedere anche i punti di forza. Uno dei punti di forza è costituito dall'allenatore portoghese nato in Mozambico, Carlos Queiroz, il quale negli anni ha avuto un curriculum abbastanza prestigioso, ha allenato il Real Madrid e in precedenti mondiali ha allenato il Sudafrica e il Portogallo. Questa sua esperienza africana può tornare utile per un semplice motivo. Lunedì l'Iran giocherà contro la Nigeria, campione d'Africa, e rispetto alle altre due squadre con cui giocherà, ovvero l'Argentina e la Bosnia-Erzegovina, questa partita potrebbe essere quella più fattibile. Queiroz ha fatto una tournée in Africa, in Sudafrica, per cercare di addestrare i giocatori iraniani al gioco africano. E quindi questo potrebbe essere un punto di forza che lunedì vedremo se sarà reale o meno. Altro punto di forza portato avanti da Queiroz è il fatto che durante le varie partite di qualificazione ai mondiali l'Iran abbia subito soltanto 7 gol. Quindi ha una difesa abbastanza forte e probabilmente questo potrebbe essere un altro punto di forza di questa nazionale. Infine, un ulteriore punto di forza, dato dal carattere un poco spavaldo di questo allenatore, che in qualche maniera lo rende simpatico anche alla nazionale, ai giocatori e alla popolazione, è il fatto che lui abbia portato delle innovazioni. Per la prima volta, a livello così ampio, all'interno della nazionale iraniana sono stati introdotti dei giocatori oriundi. Queiroz ha imposto alla federazione la presenza di due giocatori irano-tedeschi, di un giocatore olandese e di un giocatore irano-statunitense, in quanto lui stesso aveva detto che serviva esperienza internazionale per poter avere una buona performance ai mondiali. In conclusione, parafrasando e rileggendo le dichiarazioni fatte da Queiroz, secondo il quale la missione iraniana ai mondiali in Brasile era una missione impossibile non una ma due, bensì 3 volte, si potrà dire che lui aveva fatto dichiarazioni similari anche per la qualificazione iraniana a questi mondiali. Secondo lui era un qualcosa di poco raggiungibile. Per cui, incrociando le dita, vedremo lunedì come andrà la partita con la Nigeria e di seguito, verosimilmente, la partita con l'Argentina è data abbastanza per persa e tutti i giochi, tutte le speranze di una seconda qualificazione che sarebbe storica per la nazionale iraniana, la qualificazione al secondo turno, saranno per la partita finale nei confronti della Bosnia-Erzegovina.